schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi che vi ho portato qualche giorno fa ancora funzionante. Quelle che vedete in sovraimpressione sono i requisiti, ovvero la mira manuale ragazzi. E poi insomma ci sono tanti altri cazzetti come il com, che vi avevo detto di comprare il com con il muso corto, non con il muso lungo, perché sennò poi sta incazzato e non va bene. Una LGR H8. E andiamo a vedere anche gli altri requisiti. Questo glitch si può fare in Arena War e nel nightclub. Dobbiamo avere un attico ragazzi. Comunque per chi non conoscesse tutti quanti i requisiti, come li vedete ci sono a schermo, quindi non è che devo stare lì e ripetere. Anche se tanti non capiscono, comunque andate a vedere il video precedente che è uguale a questo. Ho solo fatto una piccola modifica, invece di fare stare lì a duplicare con la macchina, stiamo duplicando con la moto da morti di fame, che modificata costa la bellezza di 1.400.000 ragazzi. Adesso non sto lì a ricordarmi, però più modifiche ci mettete più la moto costa. Quindi detto questo, detti i requisiti, spero che avete capito tutto, partiamo col glitch. Allora, la prima cosa che dovete fare ragazzi è mettere la moto qui, da qui in poi faccio il serio così almeno capite un pochino meglio. Dovete mettere la moto qui, vicino al palo dove la sto mettendo io, e dovete avere la situazione di freccia a destra quando siete sulla moto e quando scendete dovete avere il pallino azzurro. Niente di più semplice ragazzi. Una volta che avete questa situazione, l'unica cosa che dovete fare è teletrasportarvi nel vostro attico ragazzi. Io come al solito ho sempre un botto di problemi con community e altre cazzate, perché avendo 1.800 rotti amici la PlayStation non mi carica mai un cazzo, però vediamo di risolvere così. E quindi andiamo a fare un partecipa a sessione ragazzi. Se voi siete sicuri che un vostro amico magari è in una sessione in mira automatica, buon per voi, così ci avete il gatto nel sacco e potete fare glitch con molta tranquillità ragazzi. Detto questo, come avete visto mi sono creato l'invito, adesso vado ad avviare l'attività e mi teletrasporterò all'Eclipse Tower ragazzi. Quindi ci andiamo a teletrasportare, facciamo il partecipa a sessione e dopodiché andremo ad uscire. Allora ragazzi, il glitch è lo stesso, più o meno, no più o meno, senza più o meno, il glitch è lo stesso, cambia solo il veicolo. Però alcuni di voi mi continuano a scrivere pacciato, pacciato, pacciato. Non significa ragazzi, se il glitch non vi riesce a voi, non significa che è pacciato. Il glitch funziona, io sto girando questo video one take, infatti non c'è un taglio, non c'è un cazzo di taglio ragazzi. Ho aggiunto solamente le schermate che avete appena visto, quelle di... insomma, dove dovete comprare la roba e di requisiti, raga, per capirsi, perché qualcuno manco con i geroglifici riesce a capire certe cose, quindi allora a sto punto le metto le immagini con le cose. Quindi come ho già detto, ci teletrasportiamo. Come avete visto ragazzi, alcune volte non vi dà l'attività, come è successo a me. Questo è il bello dei video one take, cioè senza tagli e senza un cazzo. Lo so, è brutto per voi perché vi dovete sorbire un po' dei video, però secondo me è più corretto nei confronti vostri, perché almeno capite tutti i vari problemi che ci sono nei glitch, quello che può accadere nel glitch e come potete risolverlo. Come avete visto prima, in mappa non avevamo le attività, vi basterà uscire dal bunker e avrete le attività visibili in mappa. Dopodiché puntate un'attività col mirino, clic, ci entrate nell'attività. Se vi dà questo errore che mi ha dato a me, rientrate nuovamente e non avrete problemi. Fate un partecipa a sessione, accettate il primo messaggio e cancellate il secondo ragazzi. Niente di più semplice, fin qui ci siamo.
sta per arrivare il punto critico dove tutti voi rompete i coglioni, perché dite proprio chiaramente: a me non riesce, è facciato, non mi funziona, ho speso i soldi per comprare lo stile. Non dovete spendere i soldi per comprare lo stile, perché non serve comprare lo stile. Se comprate lo stile avete fatto una cazzata, avete buttato 250.000. Adesso ve lo faccio vedere. Io non vado a comprare lo stile, ragazzi. Dovete semplicemente visualizzare lo stile. Se non visualizzate lo stile è perché lo state a fare entrare in appartamento, dovete comprare l'attico, ok? Passiamo al glitch. Quindi andiamo davanti alla lavagna dei colpi, ragazzi. In questo caso dovrete avere un colpo da continuare, una preparazione, basterà anche solo l'inizio del colpo alla flecca. Vi mettete davanti alla lavagnetta e tenete premuto il tasto option, mentre lo rilasciate premete freccia. Vedete, a me non sta funzionando. Quando ha questo effetto significa che non sta funzionando. Quando invece vedete la schermata di mappa, come la vedete sotto, e vedete le vostre opzioni, allora il glitch sta funzionando. Andate in Criminal Enterprise Starter Pack, uscite e poi tasto option, pad scusate, e andate a selezionare gli stili, ragazzi. Lo stile lo dovete solamente visualizzare. Se non vi fa il flash, tornate indietro e siete a posto. Come vedete non ho più il radar, ragazzi, un giochetto da ragazzi, ci ho messo 3 secondi. Un altro appunto vi faccio, ragazzi: se vi si bugga, vedete che io sono andato verso la porta dell'appartamento, alcune volte se vi si bugga la porta dell'appartamento scompare, ci può stare il 50% delle possibilità che il glitch non vi riesca, ragazzi. Quindi vedete voi, a vostro rischio e pericolo. Quindi andiamo a fare un altro partecipa a sessione vicino all'arena, ci teletrasportiamo, ci spostiamo immediatamente vicino all'arena e dentro l'arena dovremo avere una LGRH8 che ci servirà da agnello sacrificale per poter duplicare la nostra moto del cazzo. Allora ragazzi, perché ho duplicato la moto? Uno, perché mannavate cambiamo, ero rotto il cazzo di duplicare le macchine, e due, per farvi vedere che cada modo è più semplice, ok? Quindi entriamo nell'arena e andiamo semplicemente ad accelerare con la nostra LGRH8. Quante più LGRH8 avremo nell'arena, quanti più soldi potremo fare. Non è che duplichiamo tutte insieme, ne duplichiamo una volta, però più ce ne avete da spazi, più moto fate. Come vedete ci metterà un po' nei caricamenti, cazzate varie e menate varie, però insomma penso che in attesa del casino due sordini non facciano male a nessuno. Mi raccomando, alle vendite ragazzi, in primo piano sul mio canale c'è il video del blocco giornaliero, non dimenticatevelo mai, perché sennò la Rockstar va a buttare il culo, non potete più vendere le macchine, va attaccato al cazzo, l'unica cosa che potete fare è chiudere l'account e andarvene via. Come avete visto ragazzi, io sono salito in macchina, ho accelerato. Se uscite fuori dall'arena o fuori dal night, perché come ho già detto si può fare anche nel night senza auto, il glitch è riuscito. Da qui in poi andate nel vostro bunker. Che cosa dovete fare? Vi teletrasportate, andate nel bunker e dovete mettere semplicemente la moto nel com. Ripeto, per il teletrasporto partecipa a sessione, accettate il primo, cancellate il secondo. Non mi venite a dire tu non hai detto, siete voi che siete attenti, perché a me mi sembra sempre di tutto, però c'è sta che magari mi scordo qualcosa, eh? È raro, però c'è sta. Quindi a questo punto attendiamo il nostro partecipo, accettiamo il primo, schippiamo il secondo, entriamo nel bunker, ragazzi. Non è che sto scoglionato, però insomma dopo tipo 10 minuti che sto a parlare, non so quanto cazzo è che sto a parlare, quanto tempo è che sto a parlare, ammassa quanto chiacchiero, raga, sono 8 minuti e rotti, sono quasi 9 minuti, mi sono pure rotti i coglioni. E come dicevo, vabbè dai, entriamo dentro al bunker. Prima di entrare nel com, ragazzi, allora nel mio caso la targa non si vede perché la moto non ha targa, questo scaldabagno di moto, però se ci fosse stata una targa l'avrebbe cambiata, quindi non avete bisogno di targhe personalizzate per fare questo glitch. E come ho già detto, prima di mettere la moto vi faccio vedere, ragazzi, vedete la freccia compare. Se voi posizionate la moto nel punto giusto all'inizio del glitch, la freccia e il pallino azzurro compaiono. Quindi a questo punto entrate nel com per non far buggare la duplicazione, altrimenti la perderete. Uscite sul fondo del com dalla porta invisibile, la porta pensata da Rockstar, è una porta che è spettacolare, ragazzi.
secondo me il, come si dice, lo sviluppatore di Rockstar è un lontano parente di Copperfield, che fa sparire le cose mentre ce stanno, ma ce stanno, dai. Oggi sono venate cazzate, raga. Ma andava manco di fare sto video, però ho visto troppi pacciato e ho voluto portare. Quindi a questo punto salite sulla moto, premete la fottutissima freccia destra e vi dirà che il vostro com è pieno, perché giustamente la duplicazione è riuscita. Entrate nel com, riuscite, e il glitch è fatto. Per quelli che mi dicono, ma la duplicazione è andata a finire, mo l'andiamo a cercare. Allora, la duplicazione, ragazzi, è andata a finire dove avevate la vostra LGRH8, nel mio caso nell'Arena War. Quindi adesso ci teletrasporteremo nuovamente all'Arena War e andremo a vedere il veicolo. Detto questo, ragazzi, io veramente non so più come spiegarvelo sto glitch. Mo o so un coglione io che non so bene a spiegarvi le cose, o siete coglioni voi che non capite, non lo so. Mettiamole in cantiere tutte e due, vamo 50 e 50, così non famo torto a nessuno, come si dice. Io c'ho ragione, ma pure voi non ci avete torto. Quindi famo così, la mettiamo così. Quindi a questo punto, ragazzi, questa è la duplicazione. Ci vorrà un po' per entrare, però adesso vedremo la duplicazione. Come ho già postato sia su YouTube sia su PSN, ragazzi, c'è un altro glitch dei soldi. Ci vuole veramente una cagata nel farlo, però non è... come si dice, gratificante come questo. Cioè non vedà un botto dei soldi come questo o come l'altro che vi ho portato ieri, ma vedà 200.000. e con quel glitch potete duplicare le auto di strada una ogni 10 secondi. È presso a poco quello che ho portato qualche mese fa, più o meno. Vedete, questo è il clone, ragazzi. Cambiano alcuni procedimenti, fatemi sapere se lo volete, ve lo porto sul canale, anche se secondo me è tempo perso. Adesso vi faccio anche vedere la data, così vi levate sto dubbio e la piantate di rompermi il cazzo col fatto che è pacciato. Detto questo, un saluto a tutti, bella a tutti, ragazzuoli, ci vediamo al prossimo video. Se avete link che volete tradurre, video che volete, linkatemeli, pure se vi blocca YouTube, li guardo io. Ciao belli!